La nota fiction televisiva del commissario Montalbano non sarà stata determinante, ma sicuramente ha contribuito non poco allo sviluppo turistico di questa cittadina e dei suoi dintorni, insieme all'UNESCO, che l'ha iscritta nel 2002 nel Patrimonio dell'Umanità. Tutti i turisti che arrivano a Scicli si dirigono, come fosse un dovere o un obbligo, a visitare per prima cosa il municipio, set cinematografico della questura di Montalbano. Ma Scicli ha ben altre motivazioni turistiche molto più importanti ed interessanti. La sua posizione, a soli 5 km dalla costa meridionale della Sicilia, la fa essere anche una città di mare. Inoltre, oggi Scicli è sempre più meta di numerosi turisti, affascinati dalla magnifica arte barocca dei suoi edifici civili e religiosi. Il nucleo più antico della città era ubicato sulla rocca di San Matteo, dove oggi si trova l'omonima chiesa. Da quassù, ad un'altezza di oltre 200 metri, si può avere una visuale completa dell'agglomerato, punteggiato qua e là da bei palazzi, chiese e piazze. Pensare che tutto questo andò completamente distrutto nel tremendo terremoto del 1693, rivederlo oggi tutto perfettamente ricostruito è veramente incredibile. Ma l'aspetto di Scicli che colpisce maggiormente il viaggiatore è l'esistenza di un numero così elevato di chiese, proprio sulle quali è più evidente questo stile barocco. Oltre alla bellezza della struttura in se stessa, ogni chiesa gode anche di una bella posizione, come quella di Santa Maria della Consolazione, settecentesca costruzione che si trova in posizione rialzata rispetto al piano stradale. San Michele, che con la sua bella facciata a tre ordini, posizionata in un bello scorcio di via Mormino, mostra un'architettura sobria propria dello stile barocco agli inizi del neoclassicismo. Che dire poi della cattedrale, con la sua straordinaria facciata barocca situata in una bella piazza alberata, e San Bartolomeo, un po' più defilata rispetto al centro storico, è incastonata tra le vecchie cave. Ma la più scenografica, posizionata alla sommità di un colle, rimane la chiesa di San Matteo, dal cui piazzale si domina tutta Scicli. La salita al colle, peraltro bella in quanto si snoda tra vicoli e antiche case, è piuttosto faticosa, ma la bellezza del sito ne vale veramente la pena. Dopo una buona birra locale, continuiamo le nostre passeggiate in città alla scoperta di particolari, antichi palazzi che ospitano storiche attività, angoli caratteristici che alla sera si animano di turisti in cerca di ristoranti tipici, fino alla piazza centrale, sempre animatissima e fulcro della vita cittadina. Prima di lasciare Scicli, ci possiamo togliere anche un paio di curiosità. In località Punta Secca visitiamo quindi la casa del commissario Montalbano, divenuto ormai noto a tutti con la sua inconfondibile terrazza sulla spiaggia e nelle immediate vicinanze della trattoria Enzo a Mare, dove il commissario si reca spesso ad assaggiare qualche specialità locale. L'altra curiosità è data da San Pieri, nota località balneare. Qui si trovano anche i ruderi della vecchia fornace Penna, costruita agli inizi del Novecento sulla scogliera a ridosso della spiaggia, diventata nella fiction televisiva La Mannara, luogo di uno dei tanti delitti su cui indaga il commissario. E questo mare limpido, trasparente e dalle svariate tonalità di colore
non fa altro che valorizzare ulteriormente la meta di questo viaggio. Scicli, splendida cittadina e piccolo gioiello barocco ancora ai margini degli itinerari turistici più battuti, ma che tutti dovrebbero visitare.